Ok, è partita la registrazione, quindi come sempre ve lo dice, vi dicevo, siamo questa sera qui per parlare di oli essenziali in cucina, che forse è un tema di cui non avevo ancora parlato, non so perché, perché in realtà li uso spesso gli oli in cucina. E, se avete delle esperienze, delle cose da raccontare, così potete scriverlo nella chat e ci confrontiamo, vediamo quello che... Così, quello che abbiamo provato, i consigli che ci possiamo dare, eccetera. Ho preparato una presentazione che in realtà è in formato ebook. Allora, vediamo. Ok, e quindi adesso la vado ad aprire. Allora, qui, eccolo qua. E iniziamo subito a condividere lo schermo. Se volete anche dirmi se, così, se conoscete gli oli, se, perché mi aiuta sempre un po' a capire. So che ci sono persone qui che gli oli li conoscono, però appunto, no, se volete, così, le persone che magari io conosco meno, se volete raccontare un po', se siete curiose, se... perché può essere, no, che magari usare gli oli in cucina, se a uno piace molto cucinare, sia proprio così un modo per iniziare a usarli, no? Perché in realtà poi, come vedremo, molte cose sono simili. Ok. Cioè, sono molte ragioni per cui usarli in questo volevo dire, sono simili. Vi chiedo scusa, mi sono dimenticata il burro cacao. E quindi... Questo è in realtà il burro cacao, adesso di sotto, ve lo ricordate? Quello di doTERRA che sa di menta? Hai provato? No? È una di quelle robe come quelle di questa mattina che o ci sono o... Quando mi sono connessa, che non era neanche tardi, era già tutto sold out, quello che mi sarebbe interessato. Quindi non lo so, ho letto parecchie persone abbastanza arrabbiate nei commenti in Instagram. Purtroppo in realtà nella mail c'era scritto che era un, come dire, una svendita di fine stagione, chiamiamola così, no? Quindi cioè, no, non erano prodotti pensati per le offerte come magari poteva sembrare, erano prodotti che erano, insomma, erano lì. Da smaltire, ecco, questo era, e ce n'erano alcuni che in effetti erano carini. E io qualche cosa sono riuscita a prendere e quindi dai, speriamo bene, però è iniziato alle 8. Io non sono riuscita invece, anch'io ho avuto la stessa esperienza sua. Lo so, parecchie persone, perché tra l'altro mi sembra che dicesse che aprivano alle 9. Sì. E io non avevo letto che avrebbero aperto alle 9, quindi io alle 8 sono andata. Ah, fortunata. Sì. E Diciamo che ho quindi... risparmiato, va anche bene così. Sì, infatti, infatti, ma poi le cose tornano, ritornano. Io la cosa che volevo proprio erano gli espositori, perché non so più dove metterli. E quindi è così, però dai. Allora, io se arriva qualcun altro direi che lo vedo. E quindi, insomma, cerchiamo di, dai, lo sappiamo che purtroppo funziona così e facciamo del nostro meglio per arrivare in tempo, ma sarà, le cose poi arrivano di nuovo. Allora, questo qui è appunto per me un ebook che fa parte di una serie di lifestyle, c'è quello sul Natale che vi ho spedito settimana scorsa, in realtà ne ho due sul Natale, uno che ha anche tutti i pacchetti, tutte le cose che riguardano un po' lo zero waste, no? Come avere un Natale zero waste, e quello dei regali fai da te, e poi ce n'è uno sulle pulizie e poi ce n'è uno su San Valentino, li trovate tutti da scaricare sul blog. Ok, una delle ricette infinite ho messo in copertina.
Allora, non so se appunto non ho letto la chat, però perché adesso sto condividendo lo schermo, quindi non vedo più la chat, però secondo voi quali sono le ragioni per usare gli oli essenziali in cucina? Perché io all'inizio pensavo, vabbè, ma abbiamo le spezie che costano molto meno, no? Perché dovremmo usare gli oli? O abbiamo le erbe aromatiche, così. Allora, è chiaro che non abbiamo oli essenziali di tutto. Quindi continueremo ad usare anche le altre cose e certamente le erbe aromatiche sono anche decorative, no? Non è che sono lì solamente per dare sapore. Quindi non è un modo per dire usiamo solo gli oli essenziali e eliminiamo il resto, assolutamente no. Io ho nella stagione in cui è possibile averlo in Norvegia, però una spirale delle erbe aromatiche di fuori, non so se avete mai sentito parlare della spirale delle erbe aromatiche. E comunque, insomma, no? Perché mi piace vederle crescere, mi piace proprio anche fare un collegamento tra la pianta e l'olio essenziale in generale. Quindi vedere la menta che va dappertutto, o vedere la lavanda che resiste al freddo e rispunta, la salvia che è come l'araba fenice, rispunta da cui sembra morta, invece poi diventa super vigorosa, no? E quello secondo me ci insegna un po' a capire anche un po' lo spirito delle piante. Però certamente ci sono delle ragioni per usare gli oli essenziali in cucina. Lo sappiamo, no? Che li possiamo usare in infiniti modi e quindi anche per cucinare. La prima ragione per usarlo, naturalmente, è per aromatizzare. Non so se vi è mai capitato di leggere una ricetta e di trovare che ci vuole, che ne so, la Santoreggia. O delle erbe aromatiche che non sempre abbiamo e che non sempre sono facili da trovare, no? Perché poi dipende anche dalle zone in cui uno sta, eccetera. Per esempio, qui in Norvegia va molto l'aneto, il dill, e in alcune zone va, per esempio, molto il coriandolo, eccetera. Per noi è normale avere la piantina di basilico di prezzemolo, però magari l'aneto non ce l'abbiamo, no? Così, quindi delle volte è proprio per aromatizzare, perché magari quella cosa lì ci manca e invece magari così l'olio lo troviamo. E per i benefici interni, perché quando comunque è un modo per prendere, no? Quando cuciniamo e li mettiamo nel nostro cibo, è comunque un modo per assumere gli oli internamente. E quindi godiamo anche dei benefici di quell'olio in tutti i nostri organi. Questa è una traduzione di un ebook che Duterra ha sul suo sito, un pochettino accorciata, però è praticamente la stessa cosa. Io sono stata un pochettino influenzata questi giorni, quindi mi vedrete bere perché faccio un po' fatica a parlare a lungo. La terza ragione importante è la qualità, perché le spezie non sempre sono sicure. Non sappiamo bene da dove vengono, c'è una fascia del mercato che è un po' così, un po' come quella degli oli essenziali forse, no? Che non è, insomma, non ci si fa molta attenzione, no? Dice vabbè, tanto ne usa così poche, eccetera, però in realtà anche loro hanno le loro no, i loro controlli devono essere sicuri, anche quelle come tutte le cose che mangiamo. So che per esempio Fairtrade ha delle spezie fatte bene, eccetera, però il fatto di usare un olio essenziale ci dà anche quella sicurezza, perché lo sappiamo che gli oli essenziali doTERRA sono assolutamente sicuri e testati. E quindi abbiamo tantissime possibilità tra cui scegliere e non abbiamo, insomma, dobbiamo sicuramente regolare la quantità, eccetera, perché come vedremo è un po' diverso rispetto a usare la spezia, però siamo, insomma, no? Assolutamente
protetti da qualunque cosa che non ci deve essere, ingredienti strani o addirittura nocivi. Appunto, vi dicevo, stiamo parlando di questi oli essenziali, stiamo parlando di doTERRA. Se c'è qualcuno che non conosce doTERRA, loro sono rigorosissimi nei controlli e nei test che ogni singola partita di olio attraversa, no? Quindi ogni singola partita di olio viene sottoposta a una serie di test fatti sia da doTERRA sia da laboratori esterni anche, per poter essere sicuri che non ci sia dentro niente che non ci deve essere, per essere sicura anche che, come dire, la composizione dell'olio essenziale sia costante. Perché quando i componenti di un olio essenziale sono, presenti nella stessa proporzione sempre, io so che quello che io vi dico della mia boccetta di menta è uguale e vale per la vostra boccetta di menta che avete in mano, o di limone, o di lavanda, o di quello che volete, degli oli doTERRA. Quindi ecco, siamo sempre attenti a cercare degli oli che ci diano queste garanzie. E perché sono convenienti? Allora, è vero che gli oli essenziali hanno un costo, ma è anche vero che se ne usano poche gocce. E come vi dicevo prima, non sempre abbiamo proprio quell'erba a disposizione, non sempre riusciamo a trovarla. Alle volte, non so se vi è capitato, però, no, magari se stiamo in un posto tipo come dove abito io, un po' sperduto, è difficile trovare negozi che abbiano, no? Il lemongrass, che ne so, no? Delle cose che veramente, così magari fanno parte di un altro tipo di cucina. Oppure semplicemente è perché se stiamo un po' attenti alla stagionalità, non tutte le erbe crescono in tutte le stagioni, per cui possiamo sicuramente raccogliere le erbe aromatiche, farle seccare. È molto bella questa cosa, ci aiuta a entrare nelle stagioni, eccetera. Però quelle che poi non riusciamo a coltivare o che non riusciamo a reperire o che magari abbiamo finito, eccetera, possiamo usare l'olio. Seconda domanda. È sicuro cucinare con gli oli? Perché questa domanda? Perché questa ci riporta al dubbio che qualcuno ha di usare gli oli internamente. Allora, l'uso interno degli oli essenziali in realtà, soprattutto per quello che riguarda le spezie, le scorze degli agrumi, le erbe aromatiche, è evidente che tutti noi li abbiamo sempre usati, no? Perché nel momento in cui usiamo una foglia di basilico, una scorza di limone, stiamo usando un olio essenziale. Per cui è semplicemente in una forma più concentrata, però certamente che è sicuro nel momento in cui la pianta sia libera da pesticidi e cose di questo genere. Come tutte le cose, dobbiamo stare attenti alla loro quantità, cioè anche se io mi bevo 3 litri di caffè, no, non sto tanto bene dopo, no? Però nessuno dice che, cioè, non si dice, oh, il caffè è nocivo, non lo puoi prendere più, cioè io non lo bevo, però è così, no? E vale per l'alcol, e vale per tantissime cose. Per cui ecco, gli oli essenziali non sono una cosa nuova e l'uso interno non è una cosa nuova. Questo è un po' quello che vi dicevo. Che cosa succede quando consumiamo gli oli essenziali, quando li assumiamo per bocca? Succede che il nostro corpo li assimila e li tratta come tratta tutte le altre cose che noi mangiamo o beviamo. Quindi vengono digeriti, entrano in circolazione, poi passano attraverso gli organi che li filtrano e che eventualmente poi li espellono, una volta che hanno fatto la loro funzione. E vi dicevo, il nostro corpo è equipaggiato per elaborarli perché appunto li conosce perché sono già
entrati dentro di noi, o comunque il nostro corpo è fatto per elaborare le materie naturali. Quello che è importante però è che ci sono alcuni oli, come del resto alcune piante, che non sono commestibili. Ci sono delle piante che non si possono mangiare e quindi questo succede anche con gli oli essenziali. Qui vedete una lista di quelli che potete utilizzare per uso interno. Potete fare uno screenshot se volete, non c'è bisogno che ve li legga perché sapete leggere da soli. Se si legge, confermatemi che si legge. Si legge. E, ecco, e quindi no, vedete che qui ci sono tantissime erbe, ci sono le mente, ci sono alcuni fiori come la camomilla e la lavanda, ci sono anche alcuni alberi e ci sono tante spezie. Oggi, per esempio, parlavo con una persona che mi diceva che nella sua zona si usa mettere il pino mugo nel risotto con i funghi. Non so se qualcuno di voi proviene da questa zona. E quindi si chiedeva quale olio essenziale diabete si può usare. Non tutti, ma per esempio Siberian Fir sì. Quindi magari no. Potete vedere anche se ci sono delle cose alternative, se vedete che quell'olio che vi interessa in realtà non si può usare, provate a cercare una cosa che ci somigli, perché ci sono degli oli che, che si somigliano l'uno con l'altro. Questo per esempio è uno dei casi, quello del... Ecco, dell'abete, insomma. Sapete probabilmente, molti di voi, quelli che sono in doTERRA, che adesso in America c'è a disposizione l'olio essenziale di vaniglia. E quindi, insomma, spero che arrivi presto anche qui, perché mi sono già scaricata tutto un ebook di ricette di vaniglia, con la vaniglia, e che non vedo l'ora di provare. Sarà mio, è già. Sarà, speriamo che arrivi presto. La vaniglia dovrebbe essere una cosa, non lo so, cioè è comunque una cosa alimentare, quindi dovrebbe essere semplice da approvare. Speriamo. E vi dicevo, ci sono alcuni oli che non si possono. Vedete che sono pochi, eh? Ora qui si parla di oli singoli. Quindi questo vuol dire che ci sono delle miscele che non si possono prendere internamente, però qui si parla di oli singoli, anche perché in realtà quando si usano gli oli per cucinare difficilmente si usa per esempio, no? O delle miscele citrus bloom, cioè no, di solito usiamo quello che corrisponde magari alla spezia o all'erba aromatica che ci interessa in quel momento. doTERRA ha fatto... l'ho dimenticato di sotto perché ce l'ho in cucina, un cofanetto con proprio gli oli essenziali e sono delle miscele per cucinare. Ce n'è uno italiano, uno messicano, uno orientale, direi. È una di quelle cose che vengono fuori una tantum. Ho visto che in America adesso hanno una miscela che si chiama Baking Blend. Perché sapete che adesso in questo periodo no, si usano tanto la cannella, i chiodi di garofano, eccetera, e quindi hanno aggiunto questa miscela, non so se ce l'avranno per sempre, però che contiene queste spezie e che ha un olio che non abbiamo a disposizione come olio singolo, che è la noce moscata. E che va soprattutto per, sapete che in America vanno molto le torte di zucca, la pumpkin pie, ma loro lo mettono anche nelle torte di mele, eccetera, e poi nei famosi biscottini allo zenzero. E quindi, insomma, l'hanno preparata principalmente per questo, però la possiamo riprodurre con quelle spezie che abbiamo. Dopo vi faccio vedere quello che ho fatto io con i pepper cracker oggi. Ok, quindi dicevamo questi sono quelli così. Questo abbiamo detto. E poi vediamo un po' quali sono le cose da tenere presente quando cuciniamo con gli oli essenziali. Allora, una cosa che molti di noi sanno è che gli oli sono sensibili al calore. Perché
Per cui, questo è, no? Ma allora cosa facciamo? Cuciniamo, li cuocio e non va bene. Stiamo attenti a non mettere l'olio essenziale in cottura. Facciamo quello che dobbiamo fare con quello che stiamo preparando e quando è finito, che è praticamente pronto, non so adesso voi come siete abituati chiaramente, però io per esempio sono abituata a mettere sempre l'olio crudo alla fine, no? Per cui se mettete l'olio, ci mettete dentro qualche goccina di olio essenziale e a quel punto avete tolto la pentola dal fuoco e diciamo che no, è così, il tempo in cui l'olio è soggetto al calore è molto di meno, piuttosto che se lo cuocessimo. Io vedo qui che ho scritto con la tastiera norvegese, quindi ci so, c'è questa A strana invece della E con l'accento, mi perdonerete, lo correggerò. Ok. Nel caso in cui usiamo gli oli, come ho fatto io stamattina, per fare, che ne so, dei biscotti o una torta o qualcosa che va in fuoco, insomma, una focaccia al rosmarino, qualche cosa in cui gli oli vengono cotti, ovviamente non avremo lì come ragione principale il fatto di assumere gli oli essenziali per i loro benefici, diciamo, salutari, ma lo faremo soprattutto per l'aroma. Per fare sì che l'aroma si senta, ne dobbiamo mettere un po' di più. Chiaramente questo va un po', cioè non c'è una regola, per cui dobbiamo regolarci un po' sicuramente in base al nostro gusto e fare delle prove a seconda di e vedere quello che ci piace di più. Però nel caso di alcuni oli, soprattutto le erbe aromatiche che di solito sono molto forti, in cui si rischia di metterne un pochettino di più, se vediamo che è troppo forte, possiamo far cuocere un pochettino di più e vediamo che si un po' si mitiga. A me è capitato alle volte, mi è capitato di rovinare una teglia di patate con il rosmarino, per esempio, però ecco, lì facevo anche fatica a lasciarle di più perché si sarebbero bruciate, però la cottura in generale, siccome no, diminuisce un po' l'intensità dell'aroma, se ne abbiamo messo troppo, che ne so, in una zuppa, possiamo passarlo di nuovo, cuocere un altro pochettino. Le dosi. Allora, è quello che vi dicevo, bisogna arrivare così a trovare la propria quantità ideale, però diciamo che in generale una goccia è più o meno un cucchiaio di erba fresca e tritata. E chiaramente però appunto dipende un po' dall'olio e dipende da quello che ci piace. Se è un olio molto forte, possiamo usare il famoso metodo dello stuzzicadente, cioè apriamo la boccetta, mettiamo lo stuzzicadente dentro, magari adesso dipende dove l'olio arriva, però se non, di solito lo stuzzicadente entra bene dentro il buchino del tappo qui, e lo stuzzicadente assorbe e poi possiamo usare lo stuzzicadente per mescolare quello che stiamo facendo, può essere una salsa, un sugo, una zuppa, quello che è, un condimento, eccetera. Se vediamo che ne abbiamo bisogno ancora, prendiamo un altro stuzzicadente e rifacciamo la stessa cosa, però almeno siamo sicuri che non stiamo rovinando tutto. E di solito questo ci aiuta un po' a capire. Se vediamo che lo dobbiamo fare 1000 volte, allora vuol dire che la volta successiva possiamo metterne una goccia intera senza fare tutte queste prove. Dipende anche ovviamente tantissimo da quanto cibo stiamo preparando. Perché è chiaro che se io faccio da mangiare per 10 persone o per due, anche la quantità di oli che metto dentro è molto diversa, no? Per cui se in una pentola per 10 persone una goccia è ok, può darsi che se siamo solamente in due e faccio una dose molto minore, ovviamente anche l'olio diminuirà, deve diminuire, altrimenti diventa troppo.
ci sono degli oli che facevano parte della prima lista, in cui abbiamo detto che si potevano utilizzare per cucinare, però sono forti, sono tanto tanto forti. E quindi in questi oli qui dobbiamo sempre sempre usare il metodo dello stuzzicadenti. Non so se vi è mai capitato di usare il cumino, per esempio. Questo è un olio molto, anche questo molto molto forte, che sta molto bene nella cucina indiana, nella cucina messicana, eccetera, però è un olio che si sente moltissimo, e anche nell'aria proprio. Quindi vi raccomando proprio l'uso dello stuzzicadenti. L'origano anche può essere molto molto forte, insomma, tutti questi. La cassia, la cannella e i chiodi di garofano, se li usiamo, come spesso succede, per i dolci, è bene sempre andarci piano, però soprattutto se il dolce poi viene cotto, diciamo che è un pochettino più semplice, però non è difficile, non vi voglio spaventare, voglio solo che abbiate una buona esperienza. Quindi abbiamo tre modi: lo stuzzicadente per oli potenti, una goccia se abbiamo oli delicati oppure una grande quantità di cibo, o diverse gocce se l'olio è molto delicato, oppure se abbiamo molto cibo, oppure se l'olio viene cotto. Non mettiamo mai le gocce, cioè apriamo e versiamo direttamente nella pentola. Mettiamole sempre su un cucchiaino le gocce, così abbiamo controllo, perché se avete usato gli oli qualche volta vi siete accorti che, per esempio, non lo so, metto il limone nell'acqua, ci provo adesso davanti a voi, io voglio mettere una goccia, ma spesso ne mangio due. È appena successo, non l'ho fatto apposta, ma sapevo che sarebbe successo. No? Non è niente se mi vanno 2 gocce di limone nell'acqua, ma se preparo qualche cosa, 2 gocce di un olio essenziale possono fare la differenza invece di una. Quindi mettiamole su un cucchiaino in modo da avere sempre questo controllo. Questo è quello che vi dicevo. Qui ho preparato, appunto, guardando un po' quello che doTERRA anche suggeriva, ma anche quello un po' che siamo così abituati a mangiare, a preparare, così, sono un po' di abbinamenti di che cosa possiamo mettere, no? Quali oli possiamo mettere e con che cosa. Quindi gli agrumi, chi di voi non ha mai messo gli agrumi nell'acqua? Tutti questi tipi. È proprio il modo più semplice di tutti, però certamente vanno bene anche per un sacco di altre cose. Gli agrumi stanno benissimo nei dolci, tutti i dolci, stanno bene molto nelle salse, stanno bene nello yogurt. Mi ricordo quando abbiamo parlato del detox che vi dicevo, prendete uno yogurt anche tipo naturale, perché gli yogurt spesso hanno tantissimo zucchero, anche quello naturale hanno un po' di zucchero a volte. Invece così mettiamo un aroma nello yogurt e non abbiamo bisogno di prendere lo yogurt che è già, no? Tipo, con qualche, insomma, con qualche sapore che però in realtà appunto è soprattutto dolce. Allora, ecco, questa cosa, se magari c'è qualcuno che conosce un po' meno gli oli di agrumi, come il limone che ho appena messo nell'acqua, sono ricavati dalla buccia e non dal succo, per cui se la ricetta ci dice che ci va un bicchiere di succo d'arancia, non ci basterà mettere una goccia di arancio dentro, non solo per l'aroma, che quello potrebbe forse anche farlo, però è proprio anche per la consistenza, se per dire è una torta o qualcosa del genere. È anche vero che, appunto, venendo gli oli dalla buccia, non hanno, per dire, le vitamine che ha il succo del frutto, quindi anche questa è una cosa da tenere presente. Però, invece, se la ricetta prevede scorza di limone per aromatizzare, che ne so, una crema o l'arancio per aromatizzare una cioccolata, eccetera, allora va molto bene. Poi abbiamo le spezie.
Qui ovviamente dipende dalle spezie, dipende da quello che ci piace, però vanno bene di solito per tutte le verdure, le zuppe. Io adesso la carne non la mangio, però ve l'ho messa perché immagino che qualcuno di voi forse la mangia. Piatti dolci, salati, appunto, a seconda della spezia che è. Le spezie sono sempre abbastanza decise, quindi sono una di quelle per cui bisogna andarci un pochettino piano. E poi abbiamo appunto tutte le infinite erbe aromatiche, e anche queste andiamoci piano perché possono essere molto molto potenti. Vi è capitato di rovinare qualcosa? Potete scriverlo nella chat, se avete mai usato. E succede, bisogna anche con tutte le accortezze, eccetera, però così. Può succedere, però in realtà quando ci si abitua e si hanno tutte queste cose lì diventa proprio una cosa normale. Non so se avete visto ieri, ho pubblicato una foto di delle boccette di olio. In realtà quelle sono molto piccoline. Le dosi che poi vi metto sono su mezzo litro di olio, però quello è un modo per usare le erbe aromatiche e per stare assolutamente tranquilli. Dopo magari ve la cerco l'immagine. I fiori. Allora, spesso possiamo usare i fiori. Non vi ho dato le ricette questa volta perché adesso siamo in inverno, i fiori, non so, non è un momento in cui mi viene da usare i fiori nelle ricette, ma in primavera invece potrebbe essere una cosa molto carina anche, no? Metterci sopra i fiori pressati, eccetera. I fiori sono sempre un po' leggeri, stanno sempre bene con gli agrumi. E possono anche loro essere molto potenti, per esempio i biscotti alla lavanda, il gelato alla lavanda, ho provato quest'estate, no? Si fa. Però anche lì ce ne vuole proprio poco, poco, poco per dare appena quell'aroma particolare. E possono davvero essere così molto, molto speciali da usare e aiutarci a creare delle ricette, no? Così che magari sono proprio uniche. Teniamo anche presente che questi oli qua possono anche essere usati tipo per delle tisane. La camomilla siamo abituati. C'è una marca di tisane che si chiama Pucca, forse la conoscete, e non so se è una roba che c'è solo qui. Io ormai, scusate, non ho più idea delle marche che ci sono, ma credo che la Pucca ci sia dappertutto. E ha una tisana che si chiama Love, che è fatta proprio di lavanda e di camomilla. E quindi, no, possiamo così pensare anche a queste cose qui per vedere un po', no, gli abbinamenti, così, perché una tazza di tisana, dai, se ci piace, se non ci piace, riproviamo, no? Magari prima di metterlo nei biscotti, eccetera. La limonata, la lavanda. Ci sono diverse cose che possiamo provare. Ci sono altri tipi di fiori che magari, tipo l'ilang ilang, non so, che magari no, non mi verrebbe da mettere nelle ricette. Però, insomma, ognuno davvero può provare secondo i suoi gusti. E poi abbiamo un classico dei classici, che è la menta. Che sta bene sicuramente con la cioccolata, sta bene con alcune verdure, sicuramente sta bene nelle tisane, nelle acque aromatizzate, eccetera. E anche con la menta andiamoci piano. Teniamo presente anche che la menta spicca, la menta verde o spearmint, come si chiama nella boccetta di doTERRA. È più leggera della menta piperita ed è leggermente più dolce, quindi per alcune cose potrebbe essere meglio quella. Però, tipo nel dentifricio, che adesso non è da mangiare, però insomma, comunque sentiamo l'aroma, io metto praticamente sempre la menta piperita. Ok, allora qua ho qualche idea di acque aromatizzate, ovviamente non ve le devo dire io perché potete farne a milioni, però era per dire
no? Possiamo scegliere gli oli in base a quello che abbiamo bisogno di fare. Quindi tutti gli oli di agrumi per ripulire, disintossicare, le mente per rinfrescare l'alito, alcuni oli che possono aiutarti a digerire, lo zenzero per esempio è un pochino fortino da mettere nell'acqua da solo, ma il finocchio per esempio ci aiuta e va benissimo da mettere nell'acqua, per non parlare assolutamente poi di Zengest. Il finocchio, per esempio, non so se l'avete mai provato, però sa di liquirizia e quindi sta molto bene nell'acqua. E mi piace fare di solito finocchio, quindi fennel e grapefruit, finocchio e pompelmo. E sono anche degli oli che vanno bene per le donne perché supportano un po' l'equilibrio dei nostri ormoni che insomma a volte sono un po' ballerini. Ovviamente possiamo usarla anche per arricchire gli smoothie, eccetera, succhi, limonate, cioccolate calde, sciroppi. Faccio spesso in estate perché qui, insomma, soprattutto in Svezia in realtà, però si trova l'albero anche qui, raccolgo il sambuco, oppure anche, Dio. Sono delle bacche e sono scure, ok, comunque adesso mi verrà prima che ci salutiamo, e faccio spesso questi sciroppi e lì secondo me ci sta molto bene una goccia di oli essenziali di agrumi. Le ricette le trovate comunque sul blog di queste cose qua. Questo qui è uno smoothie che c'è sul sito di doTERRA. E vedete che questo viene più o meno un bicchiere, ci mette una goccia di olio essenziale di zenzero, che vi dicevo, nell'acqua, nella tisana è un po' forte, ma qui è tutto mescolato, quindi non c'è nessun problema. Un altro che a me piace molto in queste cose è il mandarino verde, secondo me sta molto bene. E insomma, poi vedete un po', no? Però sicuramente la pera sta bene con lo zenzero, sta bene col limone, no? La mela magari sta bene con la cannella. In questi giorni ho fatto, lo vedevamo anche la volta scorsa nelle ricette con la zucca, uno smoothie proprio alla zucca dove dentro ci avevo messo chiodi di garofano e la cannella. C'è un post blog che si chiama Uno smoothie al giorno e c'è proprio una ricetta base degli smoothie, no? Quindi una verdura a foglia, una fonte di proteine, la frutta, eccetera. Un'altra cosa in cui vanno molto bene sono le marinate, perché ovviamente lì l'olio essenziale è in tutto il suo splendore, perché entra proprio, no? È già mescolato col condimento, entra proprio la marinata, la possiamo aggiustare un po', perché la prepariamo prima, e quindi, no? Insomma, potete preparare queste cose. Anche queste ricette qui vengono dall'ebook di Terra. Ho preso quelle che erano un po' più adatte alla nostra cucina, sono sincera, perché non tutte, secondo me, alcune sono molto americane, via. E così. E quindi ecco, potete vedere se è una cosa che vi piace, se siete abituati proprio a fare le marinate, no? Cioè a mettere, per esempio, io sono vegana e mangio tofu. Che non sa di nulla. Quindi molto spesso prima di cucinarlo va sbollentato, ma va molto bene metterlo in una marinata al tofu. E questo succede magari con tutte le cose che di loro non hanno moltissimo sapore. Quindi questa peperoncino e lime, se vi piace un po' di piccante, rosmarino, aceto balsamico, prezzemolo e basilico. Poi insomma vedete voi se le volete copiare. E poi appunto questi sono gli oli che ho preparato ieri. Vi dicevo, le dosi sono su 500 millilitri, quindi mezzo litro, e vedete che in mezzo litro ci sono quattro gocce, è pochissimo. Quindi io quello che ho fatto è stato di prepararlo in una bottiglia più grande e poi di metterlo in queste boccettine più piccole.
perché magari le voglio regalare, eccetera. Tra l'altro, abbiamo parlato la volta scorsa di cose da regalare e gli oli aromatizzati possono essere carini, no? Poi magari ci potete mettere anche tipo il rametto di rosmarino dentro, eccetera, per farlo più decorativo, però è un'idea regalo carina. Possiamo aromatizzare anche il sale con gli oli essenziali e con le erbe per farlo un pochettino più colorato. E anche lì provatelo, però li vendono proprio i sali aromatizzati, quindi potete cercare quello che magari così vi ispira di più e provare a riprodurlo con gli oli che abbiamo. Quindi qui sono le regine, le erbe aromatiche, per cui sapori, sapori di Provenza, sapori un po' più orientali. Ora io non so voi che cosa vedete dello schermo perché sto spostando questa cosa perché copre dappertutto. Quindi qui ci sono le erbe aromatiche, in quello orientale ci sono queste. Io aggiungerei, questo qui era quello suggerito da doTERRA, ma in molte cose orientali sta molto bene il lemongrass, per esempio. Differenza tra lemongrass e citronella, sono molto simili come aroma, ma la citronella non va bene per uso alimentare, il lemongrass sì. Quindi mi raccomando. Questo è sempre molto francese. Finocchio aneto è un pochettino più nordico, come vi dicevo. Ecco, e poi ci sono le salse. doTERRA ha infinite ricette di hummus, per esempio, dove sta benissimo il rosmarino, sta benissimo il limone. Ci possiamo mettere nelle erbe, magari il prezzemolo. Vedete quello che vi piace di più, oppure se vi piace potete provare il coriandolo. Secondo me ci sta meglio il coriandolo del cilantro. Il coriandolo viene dal seme, il cilantro viene dalla foglia. Ci sono persone che nel cilantro ci sentono sapore di sapone e io sono una di quelle, quindi faccio molta fatica a usarlo. È proprio una cosa che abbiamo sulla lingua, insomma, alcune persone sentono questo sapone nel cilantro. Però invece c'è chi lo ama moltissimo e non sopporta il prezzemolo, quindi dopo ognuno di voi sceglierà quello che gli piace di più. Un'altra cosa che possiamo fare è la guacamole, e anche lì ci sta bene il lime, è a base di avocado. Stanno bene il pepe rosa, forse anche il pepe nero. Il pepe rosa è un pochettino più dolce. Se volete, anche lì il coriandolo ci può andare. Possibilità sono davvero infinite. Io oggi, ecco, adesso vi faccio vedere, chiudo questo qui e vado invece ad aprire un'altra cosa sul blog. Dopo leggo tutto. Ed è quello che ho fatto oggi. Allora, Peppe Cracker, perché siamo un po' in tema di Natale. Allora, ci sono due possibilità. La prima è la ricetta classica, super classica dei biscotti. Sono i biscotti di IKEA. Che io ho fatto in una versione vegana. Questi qui non era la foto di oggi, questa è la prima volta che ho fatto e mia sorella mi ha detto li devi mettere in frigo perché se no ti fanno le bolle. Infatti questa era la prima volta e mi avevano fatto un pochettino di bolle, però la ricetta va bene. Anche qui se volete ve la potete copiare. La cosa importante in questa ricetta è che non c'è pochissimo liquido, e quindi è importante che ci sia un dolcificante liquido. Io uso lo sciroppo d'acero, ci sono anche degli sciroppi, ma non sono naturali. Qui lo chiamano lo sciroppo chiaro, lo sciroppo scuro, non so in Italia come lo chiamano, però di solito con sciroppo d'acero si va bene. Sciroppo d'acero dolcifica meno dello zucchero, quindi anche lì regolatevi. La ricetta norvegese è così, che ci va un po' di panna di soia, perché comunque ci sono 600 grammi di farina.
però insomma, regolatevi voi. E io ho messo due gocce di ognuno di oli essenziali e vi assicuro che avrei potuto metterne il doppio, perché appunto gli oli sono stati cotti e in questo caso non si può fare diversamente, insomma, però comunque quelle sono le spezie che ci vanno. E poi li potete decorare, eccetera. Io non l'ho ancora fatto perché si devono essere ben raffreddati. Però insomma, la ricetta è qui, la trovate anche sul blog ed è carina da fare. Una cosa che invece si conosce meno è il glögg. Che cos'è? È una sorta di vin brûlé che qui viene servito con l'uvetta e le mandorle. E in realtà qui vendono anche, e lo vendono anche all'IKEA, è un po' la stessa cosa che vendono anche qui nei supermercati, è uno sciroppo che è fatto solamente di zucchero praticamente. Invece a me piace farlo con i succhi di frutta e lì si può giocare in tanti modi. Ovviamente se usiamo un succo scuro ci dà più l'idea, no? Diciamo del vin brûlé se lo vogliamo fare analcolico. Quindi io metto il succo di mirtilli e poi ci metto i chiodi di garofano, la cannella e la vaniglia e lo zenzero. In questo caso io preferisco usare le spezie perché lo beviamo e ci arriva direttamente, però se lo mettiamo dall'inizio e lo facciamo un pochettino cuocere va bene così. E poi se ci possiamo spremere l'arancia. E poi appunto qui quando viene servito c'è sempre vicino una ciotolina con le mandorle a pezzetti e l'uvetta, perché uno poi le mangia con le mette dentro il grog e le mangia con il cucchiaino. E quindi ecco, questa è. Qui si scalda molto, per esempio, anche il succo di mela, come fanno magari anche in montagna sulle Alpi. Di solito, no? Tipo di mele, cannella, lo fanno. Sono cose proprio tipiche invernali per scaldarsi. Non a caso queste spezie si usano in inverno. Ecco, l'altra cosa che vi volevo dire è che io queste ricette le ho messe tutte. Devo controllare un po' i tag in una app che si chiama Plan to Eat. Non lo so se la conoscete, ogni tanto ve ne ho parlato quando abbiamo fatto delle cose in cui si parlava di cucina. Ed è carino perché divide tutte le ricette adesso per esempio qui ero sotto le zuppe, però ci sono le bevande, i biscotti, così io ho una bacheca grandissima su Pinterest, però questo qui lo trovo più comodo perché è diviso in sezioni. Adesso ha e poi ti dà la possibilità anche di fare un piano di menù settimanale, per cui potete riempire dentro e metterci dentro colazione, pranzo, cena e poi volendo vi fa anche la lista della spesa. E quindi così era secondo me carino da tenere presente perché così può essere una di quelle cose che ci semplificano la vita. Così nella quotidianità. E se vi interessa, poi ve lo posso dire e mi piaceva dirvelo adesso perché siamo nella settimana del Black Friday e di solito Plan to Eat fa nella settimana del Black Friday e nei giorni intorno al Black Friday uno sconto per cui costa tipo 19 euro all'anno così e quindi si può anche rinnovare in quel periodo, per cui se vi interessa è lì e lo potete fare in questo periodo. Ok, vado a vedere che cosa c'è nella chat. Allora, ci sono un sacco di robe qua. Dunque, ciao a tutti, ciao ciao, buona serata. Allora, sì, conosco gli oli, li ho usati in cucina, Sara mio, se prepari una torta e biscotti, come dicevo, un pochettino di più di quello che se mettiamo un cucchiaino di cannella possiamo mettere tranquillamente due gocce di cannella, secondo me.
Dove si trovano questi ebook? Allora, quello di doTERRA si trova proprio sul sito di doTERRA. Se tu fai anche su Google, e sul sito americano soprattutto, doTERRA ebook ti vengono fuori tutti, ovviamente sono in inglese. I miei sono sul blog invece. Una caprese con il basilico. Ho rovinato una buonissima besciamella al pistacchio con il basilico, no? Cadute due gocce anziché una, immangiabile, ci credo, perché sembra una roba molto ricercata, questa cosa qua. È per quello che dicevo, mettiamoli nel cucchiaino perché si rischia un pochino. Allora, il risotto alla lavanda, ma siete bravissime. Ho sentito parlare del budino alla lavanda, pucca in Svizzera c'è, anche in Italia, vedi, sicuramente. Allora, c'è un supermercato che di solito lo vendono nei negozi naturali. Ok, ha fatto salse per la glutinosa e bourguignon con gli oli essenziali. Io personalmente no. Però penso che valga la stessa regola, insomma, tu guardi le spezie che ci dovresti mettere e poi aggiungi con lo stuzzicadente l'olio che vuoi. Io ho visto che per dire, come questa sera in una pentola di crema di vellutata di carote, io ho messo tranquillamente una goccia di zenzero. Non c'è stato nessun problema. Ok, allora, come ti si trova su Plant2Eat? Allora, penso col mio nome, però tu vai su Plant2Eat e dopo te lo. Allora, se io vi do magari il link di una cosa, magari ve lo metto quando vi mando la registrazione. E vi metto anche il link per questa cosa qui. Cerco di mandarvela entro domani, così fate in tempo se lo volete fare prima di questa svendita annuale che loro hanno. Però sì, penso che sia col mio nome, perché l'avevo fatto insomma da un po' e l'avevo fatto senza pensare alla mia aromatica, ecco, era una cosa che avevo fatto per me, perché sto lavorando molto sulla pianificare i pranzi in modo da non avere tutti i giorni cosa mangiamo stasera? Così. Non so se anche per voi è così, però no, magari può essere così anche no, decidere di usare gli oli essenziali, capire quello che ci serve, così magari può essere uno stimolo anche in questa direzione, no? Nella pianificazione di quello che facciamo, in modo che così siamo più organizzate, ma anche proprio per iniziare a usare gli oli. Se c'è qualcuno tra voi che non ha ancora gli oli essenziali e se vi interessa averli e iniziare, c'è ancora una promozione per questo mese con cui ci sono un po' di regali, per cui potete parlare con me oppure con la persona che vi ha invitato qui. Potete mandarmi tranquillamente un messaggio alla via aromatica, gmail.com e vi aiuto volentieri. E ovviamente poi avrete tutto il materiale, tutte le cose che prepariamo per il team. È un'app a pagamento, sì, è un'app a pagamento. Io ne ho cercate delle altre e le ho cercate anche in italiano, però non ho trovato una che così mi soddisfacesse allo stesso modo. Un'altra app che io ho, che però è limitata alle sue ricette, è una che si chiama Feel Better ed è quella di Deliciously Ella, non so se la conoscete. E anche lei ha, adesso non so se vedete qui, però ha un sacco di ricette. A me lei piace molto perché sono sempre cose molto leggere, però insomma buone, ecco. E anche lei ha, vabbè, dopo ci sono anche degli esercizi, così, e poi dopo ha la possibilità di fare il piano settimanale o mensile, insomma, di quello che è. Però anche questa è un'app a pagamento. Costa poco perché costa tipo, non lo so. Forse 2 centesimi al giorno, costa poco, però ecco, dopo dipende, insomma, dipende
questo è, io vi dico quello con cui mi trovo bene, però ovviamente poi sulle app, anche in base al telefono che uno ha, le abitudini che uno ha. Plan to Eat c'è anche su computer, e io di solito lo uso da lì, perché tipo per scrivere il piano settimanale, così mi trovo meglio lì. Però magari se vi interessa questa cosa ve lo posso spiegare privatamente, insomma, a chi è interessato a questo. Ok, spero di esservi stata utile, spero che vi metterete a provare a usare gli oli essenziali in cucina, che vi divertirete molto in questa cosa. Vi devo anche dire che due persone del team e io facciamo una giornata di ricette e di proprio cuciniamo insieme. Lo facciamo online ancora l'8 di dicembre. Sarà a pagamento, perché vi daremo i campioncini, per chi non li ha vi daremo un ebook con tutte le ricette, con tutte le spiegazioni, che insomma questa è una persona che fa corsi di cucina e di cucina per l'anima, si chiama Linda Lucchi. Costa 50 euro, però insomma, è una cosa che non faccio da sola, e quindi insomma questa cosa ha un costo. Però sarà una bella giornata, e sarà sul cibo di stagione. E magari poi vi mando più informazioni anche di questo, se vi interessa. Vi ringrazio, e se non c'è altro vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Sono stata dentro un'ora perfetta questa sera. Incredibile, fantastico. Hai visto? Adesso chiudo la registrazione.